A caccia con il fucile dell'amico senza porto d'armi, denunciati dalla forestale due elbani, sequestrate arma e munizioni. Aeroporto, al via la messa in sicurezza e gli espropri, avviato l'iter per la progettazione e l'allungamento della pista dello scalo. Poste chiuse a Portoferraio, andate a Piombino, chiuso per lavori l'ufficio del capoluogo e un cartello indica come ufficio più vicino quello di Piombino. Scola Cantorum San Gaetano alla rassegna Pax Mundi, 30 coristi elbani si sono esibiti ad Assisi accompagnati da Matilde Galli e Corrado Nesi. Buonasera gentili telespettatori e benvenuti a Prima Pagina. Questa sera è una prima pagina musicale dedicata alla cantante elbana Elisa Castells che con il suo gruppo I Lontano da qui nei giorni scorsi ha vinto un importante festival a Roma. Noi abbiamo incontrato Elisa per conoscere la storia e i progetti del suo gruppo musicale. Vediamo. La canzone e la Barbona hanno vinto la seconda edizione del concorso Dallo Stornello al Rap, che si è svolto al Teatro Olimpico di Roma. Loro sono I Lontano da qui, il gruppo formato dalla cantante elbana Elisa Castells e dai due chitarristi Michele Bellanova e Matteo Uccella. La loro musica è molto apprezzata e conosciuta all'Elba grazie alle esibizioni nei vari paesi dell'isola nel periodo estivo. A dicembre uscirà il nuovo album e Teleelba ha incontrato Elisa, che da tempo vive a Roma, per conoscere storia e progetti dei Lontano da qui. Elisa, qual è stata la spinta che vi ha fatto decidere di partecipare a questo talent? Beh, la spinta è stata quella sicuramente di promuovere le nostre canzoni, dato che il talent parlava della canzone romana e noi avevamo proprio nel nostro repertorio e nel nostro disco che sta per uscire una canzone romanesco, abbiamo deciso insomma di partecipare con questo brano che ci piaceva, volevamo farlo conoscere, insomma, e quale migliore occasione di farlo sentire al Teatro Olimpico. E quindi abbiamo mandato la domanda e poi siamo stati fortunati perché è stato così. Noi abbiamo visto il video e abbiamo sentito la canzone. Elisa, è romana o elbana? Io sono sicuramente elbana, sono nata qui, sono cresciuta qui insomma fino all'adolescenza, poi sono partita a 19 anni e sono andata a Roma, quindi sicuramente mi sento elbana, ogni estate torno con il gruppo, suoniamo, però è pure vero che è 7 anni che abito lì e quindi ho imparato un po' l'accento, come si sente insomma dal video ho imparato un po' il romanesco e sicuramente adesso la mia vita è lì a Roma perché lì lavoro, insegno, quindi diciamo 50-50 sempre chiaramente col cuore all'isola d'Elba. E veniamo appunto, com'è nata la collaborazione con I Lontano da qui, insomma questo gruppo come è nato? Ci siamo conosciuti al conservatorio dove abbiamo studiato tutti e tre, dove ancora ci dobbiamo laureare, incrociamo le dita perché speriamo questo sia l'anno buono e insomma ci siamo conosciuti, avevamo gli stessi gusti musicali, più o meno abitavamo vicini, eravamo amici e quindi abbiamo deciso di suonare insieme senza sapere in realtà poi quale stile avremmo fatto insomma. La Barbona è un brano coinvolgente e romanesco dalle sonorità folk come il genere che più li rappresenta, che esalta le straordinarie qualità vocali di Elisa. Effettivamente dico quello che mi passa veramente. E noi facciamo musica folk principalmente, abbiamo iniziato facendo cover di world music, quindi di musiche che venivano da varie parti del mondo, in particolare dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Sicilia, anche da Roma, quindi abbiamo un po' girato varie zone del mondo e varie regioni d'Italia. Poi quando abbiamo iniziato a scrivere, i nostri ascolti chiaramente si sono poi rispecchiati nelle canzoni, insomma le canzoni che sono venute fuori sono canzoni che sicuramente hanno influenze di questi repertori, quindi influenze folk. Poi ogni disco è diverso, ogni canzone è diversa, ancora stiamo sperimentando molto, però sicuramente il repertorio è nato per questo, perché avevamo tutti la passione per la world music, tant'è che nel repertorio abbiamo messo pure un brano in elbano che si chiama Il bar giù all'angolo, che è un po' dedicato a un bar storico dell'Elba, che è stato il bar dell'angolo a Portoferraio nel quale io sono cresciuta. Gli impegni futuri dei Lontano da qui e di Elisa? Allora, abbiamo in progetto di far uscire il nostro disco, nel quale tra l'altro c'è questa canzone che si chiama La Barbona e c'è anche un'altra canzone che potete trovare su YouTube, si chiama Social Dipendente, che abbiamo scritto sempre insieme. Saranno nell'album e nel disco che uscirà a novembre, dicembre, pensiamo. Anzi, probabilmente, sicuramente a dicembre uscirà. Lo presenteremo in un locale molto bello di Roma che si chiama L'Asino che Vola.
E con questo, insomma, poi speriamo di continuare, quindi ci sarà dopo tutta la tournée, avremo l'ufficio stampa che ci aiuta un po' nella promozione. Quindi questa vittoria è stata utilissima per noi perché ci aiuta a far sentire la nostra musica in un momento importante. A fine intervista chiediamo ad Elisa un saluto a tutti i fan elbani dei Lontano da qui. Io voglio salutare tutti gli elbani perché sono tanti quelli che mi scrivono, che dicono che ci sostengono, che condividono il nostro video, che ci vengono ad ascoltare l'estate. Speriamo sicuramente di tornare la prossima estate con nuove canzoni, con il nuovo disco, e quindi insomma siamo molto entusiasti noi dell'Elba, di tutti i nostri amici elbani, quindi vi saluto e speriamo di vederci presto. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Teleelba. In apertura parliamo di cronaca. È stato trovato a caccia con il fucile dell'amico senza avere il porto d'armi, denunciati quindi dalla forestale due elbani, sequestrate arma e munizioni. Il comando stazione parco di Marciana Marina del Corpo Forestale dello Stato, nel corso di un controllo sull'attività venatoria, ha sorpreso un uomo di 30 anni mentre cacciava con un fucile non di sua proprietà, sprovvisto di porto d'armi e dei documenti amministrativi necessari. Il fatto è successo il 19 ottobre nei boschi di Lavacchio a Marciana Marina, in area esterna al Parco Nazionale. Insieme a lui, al momento dell'accertamento, si trovava anche il proprietario del fucile. Entrambi elbani sono stati denunciati all'autorità giudiziaria con sequestro dell'arma e delle munizioni. Tra le varie violazioni riscontrate frequentemente alle norme che disciplinano l'attività venatoria, il Corpo Forestale ricorda che quella più pericolosa è l'uso di armi da parte di persone prive di licenza e soprattutto di porto d'armi, in quanto, specificano, in un'attività già di per sé estremamente pericolosa al danno ambientale si aggiunge un notevole aumento di rischi per l'incolumità delle persone. Per l'attività svolta, l'autorità giudiziaria competente ha emesso un provvedimento di convalida del sequestro. Parliamo adesso dell'allungamento della pista dell'aeroporto elbano, al via la messa in sicurezza e gli espropri da parte della Regione e del Genio Civile, che hanno avviato l'iter per gli espropri dei terreni e la progettazione. Tutti i dettagli nel servizio. Il comune di Campo nell'Elba ha pubblicato sull'albo pretorio l'avviso pubblico con cui il Genio Civile e la Regione avviano ufficialmente il procedimento per la progettazione definitiva per la messa in sicurezza idraulica dell'area vicina all'aeroporto della Pila. Un passo avanti quindi per l'intervento definitivo dell'ampliamento della pista. L'avvio del procedimento prevede anche la procedura per l'occupazione temporanea o l'esproprio dei terreni limitrofi all'aeroporto. Come si legge nel documento pubblicato, le particelle interessate sono in tutto 16, tre delle quali intestate dalla Toscana, che è la società che gestisce lo scalo elbano, e le altre intestate a cittadini campesi. Questi avranno 30 giorni di tempo per presentare osservazioni o opposizioni indirizzandole all'ufficio difesa del suolo e protezione civile del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, con sede a Livorno. L'eventuale allungamento della pista consentirà agli aerei fino a 70 posti di poter atterrare e decollare dallo scalo della Pila, con conseguente espansione dell'aeroporto dell'Inferiore.
l'isola. Adesso una notizia singolare, sono state chiuse per 2 giorni le poste di Portoferraio, ma a far discutere il cartello affisso dall'ufficio che indica come ufficio più vicino per svolgere le varie pratiche, quello di Piombino. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio. L'unico ufficio delle poste a Portoferraio è chiuso per lavori. Nessun problema, il più vicino è quello di Piombino. Una chiusura improvvisa che ha lasciato di stucco gli utenti che si sono presentati agli sportelli il 24 e 25 ottobre e non sapevano quello che li aspettava. La porta era chiusa e le tapparelle abbassate. Dalle ore 13 del 24 per tutto il 25 ottobre infatti pare che siano in atto dei lavori non meglio specificati, secondo quanto recita il cartello affisso fuori dalla porta e che indica come ufficio più vicino a cui rivolgersi quello di Piombino. Dal 24/10/2016 alle ore 13 fino al 25/10/2016 compreso, si legge testualmente nel cartello, questo ufficio resterà chiuso per lavori. L'ufficio postale a cui rivolgersi è a Piombino Centro in via Volta 26. Seguono gli orari di apertura dell'ufficio di Piombino Centro. Vero che la chiusura è temporanea, ma gli albani sono rimasti meravigliati di vedersi suggerire di prendere la nave per andare ad un ufficio postale dall'altra parte della costa piuttosto che ad uno che si trova negli altri comuni dell'Elba. La chiusura degli uffici ci è stata segnalata proprio da un utente che nel pomeriggio del 24 ottobre si è recato all'ufficio in via Manganaro per sbrigare alcune pratiche postali. Il 24 ottobre verso le 18:45, ci racconta il cittadino, sono andato alla posta, ma l'ufficio era chiuso e si scorgevano all'interno delle tapparelle abbassate sulla porta a vetri alcuni operai che lavoravano. Un avviso informava che l'ufficio postale sarebbe stato chiuso dalle ore 13 del 24 ottobre a tutto il 25 per lavori. La cosa più interessante, o meglio la presa di giro finale, sottolinea l'utente, è che sull'avviso di chiusura in fondo viene indicato come ufficio postale a cui rivolgersi quello di via Volta a Piombino. A questo punto sorgono alcuni interrogativi che ci ha posto anche l'utente. Ma i lavori, fa presente, non potevano essere eseguiti di sabato pomeriggio e domenica? In questo modo, infatti, non ci sarebbero stati disagi per i portoferraiesi, visto che l'ufficio in via Manganaro è l'unico presente nel capoluogo elbano. E poi, perché, chiede ancora all'utente, non indicare come uffici più vicini quelli esistenti negli altri comuni elbani? Capisco che nessuno e in nessun campo vuole considerare la necessità dell'insularità, ma le poste in questo caso hanno veramente esagerato. Non c'è rimasta che la protesta, termina, ormai sempre più inascoltata. Una discarica abusiva è stata individuata nel bosco a Colle Reciso. La denuncia arriva da Italia Nostra che dice tra gli alberi ci sono rifiuti di tutti i tipi. Non accenna a diminuire il malcostume di abbandonare i rifiuti nei boschi. Una discarica abusiva è stata individuata da Italia Nostra, arcipelago toscano tra Colle Reciso e Procchio. Vicino ad un cartello informativo posto sulla grande traversata elbana intorno al mulino a vento sono stati visti abbandonati rifiuti di ogni tipo. Addirittura una mezza auto, una 500 e rottami vari. Fra questi anche un frigorifero, poi calcinacci e bottiglie. Il video che mostriamo vuole fra l'altro sensibilizzare tutti coloro che per malcostume usano disfarsi di rifiuti di tutti i generi abbandonandoli dove capita. Quello che mostriamo si trova nel bosco, in mezzo agli alberi. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della protesta da parte degli studenti della Quinta Grafico del Cerboni a causa della mancanza di docenti. Abbiamo incontrato questa mattina la preside Battaglini che ci ha spiegato che la situazione è stata risolta. Vediamo. Nei giorni scorsi la classe Quinta Grafico dell'ITCG Cerboni aveva protestato per la mancanza di alcuni professori dopo un mese dal via dell'anno scolastico. Siamo tornati a distanza di qualche giorno dal dirigente scolastico Maria Grazia Battaglini per sapere com'è adesso la situazione. La situazione è decisamente migliorata, direi risolta, nel senso che premetto che il grafico dei nostri corsi è quello che ha più difficoltà di reperimento degli insegnanti. Questo perché è una scuola nuova. In tutta la Toscana ci sono 5 indirizzi grafici come il nostro, tecnici grafici, e quindi gli insegnanti si stanno abilitando man mano, cioè non ci sono proprio, è proprio difficile trovarli in generale. Per cui ci siamo dati da fare e siamo ricorsi alle messe a disposizione, cioè alle domande che quelli appena laureati o che non sono graduatoria ma hanno già un po' lavorato ci fanno. Perché, preside, non si possono fare durante l'estate queste procedure? Perché prima vanno fatte le procedure annuali e le immissioni in ruolo.
Quindi prima ci sono i passaggi in ruolo e quindi diciamo c'è un elenco di tutte le cattedre libere e su questo elenco si fanno le operazioni annuali che sono l'immissione in ruolo, l'assegnazione provvisoria e l'utilizzazione. E quindi fino a che non si sono fatte queste operazioni poi non si può andare a fare le supplenze. Diciamo che pur nel macello che c'è stato quest'anno, dovuto a una serie di cose su cui non voglio entrare, noi tutto sommato eravamo messi abbastanza bene, perché ci abbiamo tanti insegnanti residenti. Il problema più grosso delle nostre scuole è questo via vai continuo di gente che viene da fuori, per l'amor di Dio. Io una volta ho fatto questo discorso e dei pendolari ci sono rimasti male, e hanno ragione, perché noi abbiamo pendolari che sono storici. Però molti, per dire, una laureata di Livorno che viene qui e ha famiglia a Livorno e magari passa di ruolo qui, sta un anno o due e poi se ne va. Ma se i ragazzi dell'Elba che studiano e finiscono e si laureano prendessero in considerazione, tra le altre cose, anche la possibilità di insegnare e ci avessimo più insegnanti residenti, l'insegnamento non è una brutta professione, anzi è una professione bellissima. Bentornati in studio, parliamo adesso della fitta distesa di nebbia che questa mattina ha avvolto gran parte dell'isola d'Elba orientale. Le segnalazioni di questo fenomeno comunque anomalo per l'isola sono arrivate alla nostra redazione da Rio Marina, dal Volterraio e all'inizio del paese sono state scattate le foto che vi stiamo mostrando. La causa è dell'alta pressione atmosferica che ha creato il banco di nebbia. Parliamo adesso della Scuola Cantorum di San Gaetano che ha partecipato alla terza edizione della rassegna musicale Pax Mundi. 30 coristi elbani si sono esibiti ad Assisi accompagnati da Matilde Galli e Corrado Nesi. Vediamo. La Scuola Cantorum San Gaetano si è esibita ad Assisi per la terza edizione della Rassegna Internazionale di Musica Francescana Assisi Pax Mundi, manifestazione non competitiva alla quale hanno partecipato, accolti con il consueto calore ed entusiasmo dalle quattro famiglie francescane, circa 650 fra strumentisti e coristi. Tra di loro anche 30 elementi della Corale San Gaetano di Marina di Campo, accompagnati come sempre da Matilde Galli e Corrado Nesi. La Corale si è esibita venerdì pomeriggio nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria Maggiore ad Assisi, riscuotendo applausi e giudizi positivi e calorosi sull'esibizione che ha visto proporre, tra gli altri brani in programma, il Magnificat di Pachelbel. Sabato sera, insieme ad altri 10 cori partecipanti, ha preso parte alla serata conclusiva della Pax Mundi, nella quale, nella Basilica Superiore del Sacro Convento, ha proposto al numeroso pubblico intervenuto due brani, Gran Signor di un anonimo del 1700 e dall'inno Acatistos il brano Alla Madre di Dio. Al termine della serata tutti i maestri dei cori presenti sono stati chiamati per un ultimo saluto e per ricevere dalle mani del sindaco di Assisi Stefano Proietti e da altre autorità una targa a ricordo della partecipazione. Domenica 16 ottobre l'epilogo della manifestazione, la Santa Messa conclusiva nella Basilica Superiore, celebrata dal Vescovo di Città di Castello che ha visto la partecipazione di tutti i cori presenti. Al termine della celebrazione le corali sono state chiamate a cantare il Cantico delle Creature di Padre Stella. Esperienza bellissima e molto emozionante, ricca di significato e di valori universali, dicono i coristi della Scuola Cantorum Elbana. Lo spirito della Pax Mundi, cui siamo stati chiamati a partecipare, è quello di accrescere e sviluppare una cultura di pace e di collaborazione tra popoli e culture diversi nello spirito di Assisi, attraverso la musica corale. Per noi è stata e sarà un'esperienza che non dimenticheremo. Emozionante ritrovarsi ad Assisi in un luogo comunque da noi sconosciuto, dove esibirsi prima da soli e poi con altri 200 e forse più cantori tutti insieme. Siamo felici che le nostre esibizioni abbiano avuto il dovuto apprezzamento, segno che pur essendo un coro amatoriale stiamo lavorando nella giusta direzione. Recuperate dopo 40 anni le opere rubate alla Galleria Mozzi Bardini di Firenze. Tutti i dettagli nel servizio di Toscana Media.
Un mistero che durava dal 1976, 40 anni dopo, parte delle 500 opere d'arte rubate dalla Galleria Mozzi Bardini di Firenze sono state ritrovate dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Ambientale di Firenze, un'indagine complessa che alla fine ha portato alla denuncia di 4 persone per ricettazione. La maggior parte delle opere, quasi tutte maioliche, boccali e piatti del XVI secolo destinate alle mense, è stata recuperata tra il 2013 e il 2016. I carabinieri sono riusciti nella sfida di ricostruire i tanti passaggi di mano che hanno fatto finire le opere nelle botteghe degli antiquari di Sansepolcro, Milano, Siena, Firenze, Viterbo, Anghiari e Roma. È stata fondamentale quella che è stata la catalogazione che venne fatta negli anni 70 di questo patrimonio. Questa catalogazione è poi confluita al momento dell'informatizzazione nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. La prima svolta nelle indagini risale al 2003, quando fu scoperta a Foligno una tavola raffigurante la Madonna con il bambino del XVI secolo. Da lì è partita la complessa ricostruzione dei canali di ricettazione del resto delle opere. Ora il dipinto troverà una collocazione provvisoria in attesa di tornare a Firenze. Momentaneamente andrà a Cerreto Guidi, dove hanno trovato posto parte delle raccolte Bardini, in attesa dell'allestimento della Galleria Eredità Bardini in piazza dei Mozzi, e in attesa che siano ultimati i lavori di recupero degli ambienti. Il valore monetario delle opere recuperate ammonta a 60.000 euro, incalcolabile quello storico e artistico. In chiusura di telegiornale parliamo di calcio e dei risultati della terza giornata del campionato di terza categoria che vede impegnate 4 squadre elbane, bene Porto Azzurro e Academy Audace che vince il derby contro il Luigi Martorella, sconfitta per il Rio Marina, vediamo. In archivio anche la terza giornata del campionato di terza categoria dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio, girone livornese, disputata domenica 23 ottobre. Le squadre elbane continuano a farla da padrone con Porto Azzurro e Audace Academy a punteggio pieno dopo 3 partite disputate. Nel derby di San Piero il Luigi Martorella è stato pesantemente sconfitto dall'Audace con un secco 1-5. Il Porto Azzurro si è facilmente sbarazzato dell'Etrusca Marina con un classico 2-0. Brutta giornata invece per il Rio Marina, sconfitta in casa per 0-2 dal Carli Salviano. Dopo 3 giornate quindi la classifica vede al comando l'Accademia Audace e il Porto Azzurro con 9 punti, a metà classifica troviamo il Rio Marina con 3 punti e nelle parti basse della graduatoria il Luigi Martorella con un solo punto. Nella classifica dei marcatori al comando nettamente il centravanti dell'Audace Dennis Deja con 9 gol. Poi staccato di 4 reti Cristiano Nannipieri del Suvereto con 5 reti. Nel prossimo turno, infine, il programma di domenica 30 ottobre. L'Audace ospiterà il Real Monterotondo e Luigi Martorella sarà impegnato in trasferta a Salviano contro il Carli e il Porto Azzurro sarà ospite della cantera Gabbro, mentre il Rio Marina giocherà in casa l'incontro che la vedrà opposta al Real Castiglionese. È tutto per questa edizione del telegiornale di Teleelba. Vi ricordo che per seguire gli aggiornamenti e le notizie della nostra isola è possibile leggere il nostro giornale online www.tnews.it. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona serata.